Una giornata con chi, con l'aiuto di Dio, ha saputo sollevare le macerie e ricostruire con paziente speranza. Papa Francesco visita la diocesi di Carpi a 5 anni dalla ferita del terremoto che ha colpito l'Emilia nel maggio del 2012 e a una settimana dalla riapertura della cattedrale gravemente danneggiata dal sisma. Il vescovo Francesco Cavina lo accompagna in papamobile al suo ingresso in Piazza dei Martiri, dove riceve l'abbraccio di più di 60.000 persone raccolte anche nelle vie e piazze limitrofe. Nell'omelia, commentando la pagina del Vangelo che narra il miracolo della risurrezione di Lazzaro, il Papa sottolinea che, come Gesù davanti alla tomba dell'amico, non dobbiamo fuggire la sofferenza, perché fa parte della vita, ma nemmeno farci imprigionare dal pessimismo. Si può stare dalla parte del sepolcro, dell'angoscia per la morte, oppure dalla parte di Gesù, della speranza che vince il male. C'è che si lascia chiudere nella tristezza e che si apre alla speranza. C'è chi resta intrappolato nelle macerie della vita e chi, come voi, con l'aiuto di Dio, solleva le macerie e ricostruisce con paziente speranza. Ci ha detto che quando non ci si ferma, quando c'è la conferma del fatto che la determinazione ti fa uscire alla luce, no? Di non scegliere appunto il sepolcro, di non rimanere incastrati nella paura, a volte anche nel cinismo, insomma qualcosa di grande si può fare. Questa comunità ha dimostrato di riuscirlo a fare, lo ha fatto nella ricostruzione, coscienti che non è finito quel cammino, però insomma quando si vede la luce è importante. La settimana scorsa mettere il piede di nuovo dopo 5 anni dentro la nostra cattedrale e rivederla con colori nuovi è stato per chiunque, per ogni cittadino carpigiano, un grande segno. Come Azione Cattolica lavoriamo molto sull'attenzione alla solitudine, che è probabilmente una delle tristezze che in una zona colpita come la nostra dal sisma così, ma in realtà anche ricca, è una zona soggetta a questo tipo di isolamento. Produce individualismo, produce la sensazione di non essere mai felici veramente, mai essere arrivati, e come Azione Cattolica nei nostri percorsi formativi stiamo cercando tanto di lavorare sulla fraternità, sull'essere di nuovo invece insieme come fratelli, come popolo, proprio per riscoprire questa gioia, questo elemento fondamentale. Ciascuno di noi ha già un piccolo sepolcro, qualche zona un po' morta dentro il cuore, una ferita, un torto subito o fatto, un rancore che non dà tregua, un rimorso che torna e ritorna, un peccato che non si riesce a superare. Individuiamo oggi questi nostri piccoli sepolcri che abbiamo dentro e lì invitiamo Gesù. Il terremoto è vero che crea una solidarietà, ma a lungo andare c'è il pericolo che crei anche una forma di disgregazione sociale, economica, politica e religiosa. Oggi mi sembra proprio che i sepolcri da cui noi dobbiamo uscire siano proprio questi, il recuperare la dimensione comunitaria e quindi della dimensione della solidarietà, del vivere civile e religioso. Si tratta di dire sì a Cristo che dice venite fuori, non abbiate paura, perché in Lui possiamo trovare una nuova stabilità. Visitati e liberati da Gesù, conclude Papa Francesco, possiamo essere testimoni di vita in questo mondo che ne è assetato, testimoni che risuscitano la speranza di Dio nei cuori affaticati e appesantiti dalla tristezza. Aiutare i giovani per noi vuol dire prima di tutto ricollegarli con i loro sogni, con le loro aspettative, ricomunicare speranza e poi ci siamo dati anche degli strumenti concreti per aiutarli. C'è un progetto che attualmente stiamo sviluppando che si chiama Solidarietà al Lavoro, che è un progetto proprio che prevede che ci sia un aiuto dei giovani nel loro orientamento per capire dove vogliono indirizzare il loro futuro professionale. Quasi Amici è un progetto che vede impegnati i ragazzi del
del clan che fanno servizio extra associativo durante la settimana, che vengono affiancati a ragazzi diversamente abili e vengono affiancati per momenti e occasioni ludiche, quindi il cinema, il giro in piazza, un gelato insieme, per stare insieme a loro, per offrire a loro una compagnia, una rete di amicizie importante, che secondo me è importante poter costruire durante la settimana. Prima della preghiera dell'Angelus, Francesco ricorda il beato Odoardo Focherini e la venerabile Marianna Saltini e incoraggia i laici a essere protagonisti della vita delle comunità. Poi benedice quattro pietre di nuovi edifici diocesani, una chiesa, una struttura parrocchiale, una casa di spiritualità e la cittadella della carità per uomini soli e padri separati. Questa pietra, come questa casa per uomini soli, è il frutto di un cammino, di un percorso che si intreccia anche con quello del terremoto. Il terremoto ci ha spiazzato e ha spiazzato il nostro modo di operare, perché ci ha chiesto di uscire dall'ufficio, di andare incontro alle persone dove erano, e ci ha chiesto di essere una caritas itinerante. È partito questo progetto di social house che ci ha condotto poi fino alla benedizione di questa pietra. E su tutto il territorio della diocesi non c'è una soluzione per l'emergenza abitativa per uomini in difficoltà. Dopo pranzo, nella cappella del seminario, Papa Francesco incontra i sacerdoti diocesani, i religiosi, le religiose e i seminaristi. Quindi si trasferisce in auto a Mirandola, cittadina della Bassa Modenese, colpita duramente dal terremoto del 2012. Dopo un primo abbraccio con gli oltre 4.000 cittadini raccolti nella piazza del Duomo, il Papa entra nel tempio ancora inagibile. Alza gli occhi alle volte sfondate e le navate tenute insieme da tiranti e impalcature e lascia sull'altare un mazzo di fiori in memoria delle 27 vittime del terremoto. Direi che non solo i fedeli praticanti, ma anche la comunità civile si sente orfana delle chiese. Perché? Perché sono un punto di riferimento della storia personale di ognuno, il proprio matrimonio, il battesimo, un luogo dove magari uno magari passa e si ferma un attimo, perché le chiese non sono semplicemente dei monumenti. Uscito di nuovo nella piazza, il pontefice ascolta il vescovo Cavina annunciare che finalmente, entro l'estate, a 5 anni dal sisma, inizieranno i lavori per restituire alla città di Pico, filosofo del primo Rinascimento, famoso per la sua memoria, il suo Duomo. Nel suo discorso il Papa manifesta la sua vicinanza ai parenti delle vittime, alcuni presenti all'incontro, come nel giugno del 2012 aveva fatto Benedetto XVI, ricordando le ferite alle case, alle attività produttive, alle chiese e ai monumenti, ma soprattutto le ferite interiori di chi ha perso i propri cari. E ricorda la grande testimonianza di dignità e intraprendenza degli emiliani in quei giorni drammatici, affrontati con spirito evangelico, accettando negli eventi dolorosi la misteriosa presenza di un padre che è sempre amorevole anche nelle prove più dure. Le ferite sono state guarite, si sono guarite, ma rimangono e rimarranno tutta la vita le cicatrici. Che guardando queste cicatrici voi abbiate il coraggio di crescere e far crescere i vostri figli in quella dignità, in quella fortezza, in quello spirito di speranza, in quel coraggio che voi avete avuto nel momento delle ferite. Dobbiamo, proprio perché vogliamo vivere e cerchiamo di vivere nella fede, dobbiamo sapere vedere i germi di bene che sono presenti anche nel male. Nel male comunque emerge una speranza. Il difficile per noi è il vederla, questa speranza, o a metterci nella disposizione interiore, che è una disposizione di umiltà, per poter percepire che anche nella presenza della sofferenza, del male, c'è una ricchezza che comunque va scoperta e che non è sempre facile, bisogna riconoscere e scoprire. È la morte di Cristo, che è una morte scandalosa, ma da quella morte è nata, come ci ha ricordato il Papa, la vita per l'umanità. Molto è stato fatto nell'opera di ricostruzione, ma è quanto mai importante un deciso impegno per recuperare anche i centri storici. Essi sono i luoghi della memoria storica e sono spazi indispensabili della vita sociale ed ecclesiale.
Prima di lasciare la piazza, Francesco saluta uno ad uno i parenti delle vittime presenti e poi molti dei fedeli stretti lungo le transenne. Avere il vicario di Cristo che ti incontra e ti accoglie è sapere che alla fine Dio non ti abbandona, ma nello stesso tempo è con te nel tuo dolore, nella tua sofferenza, non ti abbandona ed è lì per darti conforto, speranza e sostenere il cammino verso il futuro. Io credo che ognuno di queste famiglie dal Santo Padre abbia ricevuto oggi un grande dono. L'ultima tappa della visita di Papa Francesco nella diocesi di Carpi è la parrocchia di San Giacomo Roncole, frazione di Mirandola. Saluta i giovani che manifestano la loro gioia davanti alla chiesa ancora inagibile e poi porta una corona di fiori ai piedi del monumento che ricorda le vittime del terremoto, prima di salire sull'elicottero e fare ritorno in Vaticano. Un commosso vescovo Cavina ricorda le parole del Papa che resteranno nel cuore dei carpigiani. Le parole sono quelle che si è detto all'omelia della messa di questa mattina, che è stato, mi permetto di dire così, un inno alla vita, un inno alla vittoria della vita sulla morte. E le altre parole, quelle che abbiamo sentito a Mirandola, che è stato un invito enorme alla speranza, perché la speranza è l'unica che è capace di guarire le ferite non solo materiali, ma anche le ferite dello spirito, le ferite dell'anima, che come ci ha ricordato sono quelle più difficili appunto da rimarginare.